In Ebrei 5:1 e 8:3 San Paolo afferma che il compito di un sacerdote è quello di offrire sacrifici per i peccati. Descrivendo poi il sacerdozio di Cristo in cielo, San Paolo dice che è necessario per questo sacerdote aveva qualcosa da offrire. Quest'offerta deve essere un sacrificio per i peccati perché quello, secondo Paolo, è ciò che offrono i sacerdoti. Non possiamo separare il sacrificio di Cristo dal suo sacerdozio, poiché Cristo è sacerdote solo in virtù del suo sacrificio. Questo pone un problema per i protestanti, che considerano concluso il sacrificio di Gesù sul Calvario. Che sacrificio per peccati può mai offrire in cielo nostro Signore Gesù Cristo? Solo il sacrificio della croce, da Lui portato anche in cielo. C'è un motivo per questo. Poiché Dio Padre fu appagato solamente dal sacrificio della croce, mentre Gesù si trovava in terra, ne consegue che si compiacerebbe di quello stesso sacrificio anche mentre Gesù è in cielo. Cristo perpetua quindi il suo Calvario non solo in cielo, ma anche nella Santa Messa, attraverso i suoi sacerdoti della Nuova Alleanza. Sono Gian Salsa per Apologetica in breve.